L'Iran colpisce lungo. Putin, per l'Ucraina presto un colpo irreparabile. Davos, la globalizzazione artificiale è arcobaleno. 20 di guerra sul vecchio continente. Il viaggio interstellare continua. L'Iran colpisce lungo. Oggi, 16 gennaio, poco dopo lo scoccare della mezzanotte ora locale, l'Iran ha lanciato un attacco missilistico contro obiettivi statunitensi e israeliani in Iraq e in Siria. Varie esplosioni sono state registrate a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, sede del Consolato Generale degli Stati Uniti e della base militare statunitense di Harir, che si trova accanto all'aeroporto internazionale i cui voli sono stati temporaneamente sospesi. Secondo quanto riferito successivamente dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana, l'offensiva avrebbe preso di mira il quartier generale del Mossad nel Kurdistan iracheno e 8 siti vicino al consolato americano nella città di Erbil. Particolare attenzione sarebbe stata rivolta alla presunta nuova sede in costruzione del Mossad nel Kurdistan iracheno, che secondo Teheran sarebbe un centro per operazioni di spionaggio e per la pianificazione di operazioni terroristiche nella regione. Secondo quanto riferito, 4 missili avrebbero distrutto l'abitazione di Peshrav Zehi, che sarebbe morto insieme alla moglie e ai figli. Zehi è un uomo d'affari curdo legato al Mossad e proprietario della società Falcon Group, che dal 2003, subito dopo la destituzione di Saddam Hussein, opera in Iraq nel settore edilizio, petrolifero e della sicurezza e ha a libro paga un significativo numero di ex militari statunitensi. Successivamente, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato in 3 diversi annunci la distruzione di basi di gruppi terroristici anti-iraniani coinvolti nei recenti massacri terroristici in Iran. Nello specifico, il gruppo terroristico Daesh Takfiri, che aveva rivendicato l'attentato del 3 gennaio scorso a Kernan, in cui avevano perso la vita quasi 100 persone durante la commemorazione del tenente generale Qassem Soleimani. L'attacco del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica è stato quello missilistico a più lungo raggio compiuto dall'Iran, visto che Erbil dista circa 1200 km dai confini della Repubblica Islamica. Sono stati infatti lanciati 4 missili Kaibar Shekan dal Khuzestan meridionale, 4 da Kermanshah a Erbil, altri 7 dall'Azerbaigian orientale, sempre aventi come obiettivo la capitale curda. Oltre a 9 lanci aggiuntivi verso Takfiri e milizie ISIS in Siria. Secondo quanto riferito a Sputnik da Mehran Kamrava, professore alla Georgetown University del Qatar, la rivendicazione sarebbe stata una dimostrazione che Teheran può colpire i suoi avversari con precisione a lunghe distanze, incluso Israele. Nel frattempo, Stati Uniti e Regno Unito hanno lanciato un nuovo attacco nella provincia di Al-Baida, a sud-est della capitale yemenita Sana'a. Aerei statunitensi e britannici hanno bombardato le strutture del gruppo Houthi nel campo militare del distretto di Mukairis, il territorio della fortezza di At-Taffa, e le strutture nel distretto di Safma'a. Stamani è intervenuta anche la guida suprema dell'Iran, Ayatollah Khamenei, che durante un incontro di preghiera ha elogiato la nazione yemenita per il suo sostegno al popolo della striscia di Gaza. Gli yemeniti hanno colpito l'ancora di salvezza del regime sionista e non hanno temuto la minaccia degli Stati Uniti, ha detto Khamenei. E nel rivolgersi agli attacchi Houthi alle navi israeliane nel Mar Rosso, ha detto che gli yemeniti hanno fatto davvero un ottimo lavoro. E mentre Al Jazeera riferisce che Israele si prepara a un'azione di terra in Libano, in serata l'offensiva missilistica iraniana si spinge anche in Pakistan, prendendo di mira anche la base principale del gruppo terroristico Jaish al-Adl, nella provincia del Baluchistan. Putin, per l'Ucraina presto un colpo irreparabile. La tanto pubblicizzata controffensiva dell'Ucraina è ora completamente fallita
e il suo stesso stato potrebbe ben presto subire un colpo irreparabile. È quanto ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante il forum La piccola patria, la forza della Russia, tenutosi oggi, 16 gennaio, a Mosca. Il capo del Cremlino ha sottolineato che se nei colloqui con Mosca Kiev avesse semplicemente ignorato l'allora premier britannico Boris Johnson, i combattimenti avrebbero potuto essere ormai finiti da tempo. Ciò dimostra ancora una volta che non sono persone indipendenti, ha detto Putin, precisando che l'offensiva di Kiev non solo è catastroficamente fallita, ma che tutta l'iniziativa sul campo di battaglia è finita nelle mani delle forze russe. Secondo il presidente russo, inoltre, gli attacchi delle forze armate ucraine contro pacifici cittadini russi sarebbero un tentativo di distogliere l'attenzione dal loro completo fallimento al fronte. Per quanto riguarda l'aspetto geopolitico, Putin ha ricordato che l'Ucraina ha ottenuto l'indipendenza sulla base di una dichiarazione in cui è scritto che doveva essere uno Stato neutrale. Per concludere, il capo del Cremlino ha detto che è impossibile sconfiggere i russi. Coloro che stanno cercando di passare ad alcune tradizioni a noi estranee sono persone che senza nemmeno iniziare a fare nulla hanno già perso tutto. Hanno tradito i loro antenati, hanno tradito il loro popolo e i loro interessi, ha concluso Putin. Davos, la globalizzazione artificiale è arcobaleno. Il summit economico di Davos è troppo costoso perché il governo federale della Svizzera possa parteciparvi. Così i quotidiani elvetici hanno commentato l'inizio del WEF 2024. D'altro canto, le norme federali sulle spese consentono ai funzionari del governo svizzero di spendere al massimo 211 dollari a notte, o 293 dollari in quelli che vengono definiti casi eccezionalmente giustificati. Il prezzo di una camera d'albergo nella località sciistica durante il forum economico si aggira invece intorno ai 1500 dollari a notte. Chiuso lo spazio aereo elvetico per la sicurezza degli ospiti, sono stati dispiegati in tutto il paese circa 5.000 soldati svizzeri, più un esercito di guardie private, cecchini ed esperti di cybersicurezza. Assente, in questo caso, non per motivi economici, la Turchia. Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha chiesto ai ministri e funzionari di boicottare l'evento. Bill Gates, ospite a Davos, ha definito l'intelligenza artificiale il più grande progresso nell'ambito della produttività della nostra vita. Così, intervenendo a uno dei primi incontri previsti dal programma, la direttrice del Fondo Monetario Internazionale, Kristalina Georgieva, ha spiegato che l'intelligenza artificiale sostituirà più o meno il 60% degli attuali laboratori globali. Circa la metà dei posti di lavoro nel cui ambito agisce l'intelligenza artificiale potrebbero di fatto sostituire le mansioni attualmente svolte dagli umani, con l'effetto di ridurre la domanda di lavoro e di portare a salari più bassi e a una riduzione delle assunzioni, ha precisato Georgieva. A conferma che le brutte notizie non finiscono mai, si registra il fatto che a rappresentare il fu bel paese è il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, mentre tra gli esponenti del mondo imprenditoriale ci saranno i presidenti di Eni e di Enel, Giuseppe Zafarana e Paolo Scaroni, l'AD di Acea Fabrizio Palermo e gli AD di Intesa San Paolo e Unicredit, Carlo Messina e Andrea Orcel, e il presidente di Unicredit, Piercarlo Padoan. Al centro del quadro, come preannunciato da articoli e post, la cosiddetta malattia X, per la quale i partecipanti al summit hanno già una strategia di guerra volta a contrastare lo scoppio di un agente infettivo 20 volte più mortale del precedente. Non a caso, domani, 17 gennaio, interverrà a Davos il direttore generale dell'OMS, Theodor Ghebreyesus. Nel frattempo, Zelensky a Davos ammette la sconfitta. Ma i colloqui sulla formula di pace da lui proposti per Mosca sono inutili. Il piano prevede il ritiro delle truppe russe dal territorio che Kiev rivendica come proprio e insiste sulla creazione di un tribunale per perseguire Mosca per presunti crimini di guerra. La Russia ha respinto la proposta perché è completamente fuori dalla realtà. Commentando l'incontro di Davos, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, lo ha definito come parlare per il gusto di parlare, ribadendo che lo stesso valeva per i precedenti cicli di colloqui dello stesso formato.
Questo processo non è finalizzato e non può essere finalizzato a raggiungere un risultato concreto per una ragione ovvia e semplice. Non siamo lì. Da Davos, il Qatar condanna gli attacchi americani e britannici sulle postazioni Houthi in Yemen, definendoli rappresaglie che non fanno che aumentare i rischi di escalation nella regione medio orientale. A parlare al World Economic Forum è lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, membro della famiglia regnante, premier e ministro degli esteri del minuscolo Emirato del Golfo, che resta il primo esportatore mondiale di gas naturale liquefatto, paese ospitante della più grande base militare statunitense nella regione e principale finanziatore di Hamas. Non c'è una soluzione militare a questo problema. Ormai l'escalation è in corso nell'intera regione e quella nel Mar Rosso è la più importante, dice Al Thani. Il Qatar ieri ha sospeso il passaggio del suo gas naturale verso l'Europa attraverso il Mar Rosso e Suez. Questa situazione ha cambiato il nostro modo di vedere il commercio marittimo internazionale. Gli scambi di gas naturale saranno coinvolti, le nuove rotte sono meno efficienti, sottolinea Al Thani. E continua, dobbiamo affrontare la vera questione, che è la questione palestinese. Serve una soluzione basata sui due stati, senza di essa non c'è soluzione per la stabilità nel Medio Oriente. Oggi a Davos è stato il momento anche del premier cinese Li Qiang, che ha difeso l'economia di Pechino. Come per le Alpi, l'economia cinese ha dei picchi meravigliosi e bisogna assumere una visione panoramica. Abbiamo contribuito al 30% della crescita mondiale negli ultimi anni, rappresentiamo il 30% del valore aggiunto industriale del pianeta e abbiamo 400.000 nuove imprese tecnologiche. Il premier cinese ha poi criticato gli Stati Uniti sul fronte dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale generativa ha creato sorpresa, la gente la ama, ma crea anche delle paure, ha detto Li. L'AI è una spada a doppio taglio. Se applicata bene può fare del bene, ma pone dei rischi per la sicurezza e per l'etica. La tecnologia deve fare il bene e questo deve valere anche per l'AI. Noi umani dobbiamo controllare la macchina, invece che sia la macchina a controllare noi. Ha detto il premier di Pechino, che ha sottolineato con i termini tipici della globalizzazione, ci deve essere una linea rossa nello sviluppo dell'AI, che non deve essere superata da nessuno. L'AI deve essere inclusiva e deve beneficiare tutti, non solo un piccolo gruppo di persone. Dobbiamo coordinarci fra noi e condividere fra noi i benefici. L'interesse dei paesi in via di sviluppo deve ricevere priorità perché lo scarto dai paesi sviluppati non si allarghi. Prima della chiusura di questa prima giornata è in programma una cena dei leader LGBTQI+, alla quale partecipano, fra gli altri, Shamina Singh, responsabile del Centro per la Crescita Inclusiva di Mastercard, e l'economista capo di Allianz, Ludwig Subran. Venti di guerra sul vecchio continente. La prossima guerra in Europa potrebbe scoppiare nell'estate del 2025. Questo è lo scenario su cui si starebbero esercitando le forze armate della Germania, secondo un documento riservato del Ministero della Difesa tedesco a cui avrebbe avuto accesso il quotidiano Bild. La nota testata riassume il testo spiegando che già a febbraio di quest'anno inizierebbe l'escalation, innescata dalla mobilitazione di 200.000 soldati da parte di Mosca. Grazie a questi rinforzi, il Cremlino riuscirebbe non solo a imporsi nettamente sull'Ucraina, ma anche a preparare lo sfondamento in Unione Europea, con l'obiettivo finale di conquistare il corridoio di Suwalki, una striscia di terra tra Polonia e Lituania che collega il territorio russo di Kaliningrad alla Bielorussia. Il documento, intitolato Difesa dell'Alleanza Atlantica 2025, delinea passo dopo passo come si svolgerebbe il conflitto. Secondo questa fantomatica ricostruzione, Mosca non solo porterebbe a compimento attacchi informatici come parte di una guerra ibrida su vasta scala, ma provocherebbe anche scontri tra le minoranze russe e il resto della popolazione in Estonia, Lettonia e Lituania. L'obiettivo sarebbe quello di sfruttare i disordini per giustificare un successivo intervento armato. Una sorta di rivoluzione colorata al contrario, che dovrebbe portare Mosca a schierare 70.000 soldati in Bielorussia entro marzo del prossimo anno.
A quel punto, assicura il documento, il conflitto sarebbe inevitabile e i paesi dell'Europa occidentale si vedrebbero costretti a intervenire per contenere l'avanzata russa. In questo scenario, sulla Germania ricadrebbe gran parte del peso della difesa atlantica. Proprio per questo, Berlino si starebbe preparando per dispiegare 30.000 militari sul fianco orientale della NATO. Ipotesi questa che non dispiacerebbe affatto alla Polonia, dal momento che proprio nelle ultime ore, con un tempismo quasi cinematografico, Varsavia si è detta disposta ad accogliere le truppe tedesche sul suo territorio, un'opzione alla quale si erano sempre opposti i governi conservatori, che sono stati al potere fino allo scorso dicembre. Il nuovo premier, Donald Tusk, filo occidentale, ha invece detto di essere pronto a dare un caloroso benvenuto ai militari tedeschi, che potrebbero così tornare in Polonia per la prima volta dai tempi di Hitler. Tutto ciò, mette le mani avanti il quotidiano Bild, sarebbe semplicemente uno scenario di addestramento, ovvero un piano di contingenza da attuare solo in caso di bisogno. Tuttavia, nei mesi scorsi, diverse istituzioni ed esponenti del governo tedesco hanno insistito sulla necessità di farsi trovare pronti per una guerra contro la Russia. E questo nonostante il Cremlino continui a garantire di non avere nessuna mira espansionistica verso i paesi della NATO. Viene dunque da chiedersi se questi piani di contingenza, in teoria segreti, ma poi puntualmente rivelati dalla stampa, non intendano tanto prepararsi alla guerra, quanto piuttosto apparecchiarla. A conferma di quest'ultima ipotesi ci sarebbero anche le parole del titolare della difesa britannico, Grant Shapps, che proprio ieri ha annunciato che Londra impegnerà 20.000 militari in un'imminente esercitazione della NATO nel continente europeo. Secondo il ministro, il Regno Unito si troverebbe attualmente di fronte a un punto di svolta, di fronte alle politiche da lui definite irrazionali di paesi come Russia, Cina, Iran e Corea del Nord. Un nuovo asse del male che Londra intende affrontare spendendo per il proprio esercito più di quanto abbia mai fatto. Ma anche tutto ciò, assicura Shapps, potrebbe non bastare. Proprio per questo, dice il ministro, è arrivato il momento che tutte le nazioni alleate e democratiche del mondo facciano la stessa cosa, ovvero la guerra. Thank you.